che ci vede protagonisti, no, da, come Movimento Rete in giro per i castelli per affrontare tutte le tematiche riguardanti il programma, insomma, di governo. Abbiamo deciso di fare questo ciclo di incontri che si intitola di fatto Dall'Aula alla Piazza, perché come movimento in questi anni credo che non siamo mai venuti, almeno da dove siamo venuti, insomma, perché Movimento Rete da sempre, insomma, ha cercato il confronto, stare in mezzo alla gente, cercare anche di capire quali sono le necessità della popolazione. In questi anni credo che il confronto, e che poi quello che vogliamo portare avanti, non sia mai venuto a meno. E questo ciclo di serate cercheremo di sviscerare quello che è un po' quello che è stato prodotto in questi mesi di lavoro con il nostro alleato, che è Motus Liberi, con cui abbiamo fatto una coalizione che ci presenteremo alle prossime elezioni. Tutte le tematiche sono state oggetto di confronto interno, quindi anche con i candidati, con i nostri direttivi, e in questo ciclo di incontri la nostra intenzione è quello di portare in evidenza tutte le tematiche, cercando di capire quello che sono, no, anche le problematiche, no, che ci sollevano le persone, di capire come poter migliorare, affrontando anche con umiltà, no, tutte quelli che sono i problemi, cercando anche di dare delle risposte. Come non si sente? No. Sì, no. Sì. No, quello che di fatto vogliamo portare avanti è un metodo nuovo, un metodo che in questi anni di legislatura è mancato, ed è proprio quello che è basato sul confronto, il confronto delle idee, il confronto delle opinioni. Noi veniamo da una legislatura in cui abbiamo visto che un governo, una maggioranza si è arroccata completamente nelle stanze del palazzo, dove non hanno portato al confronto con le persone, ma neanche con le forze politiche di opposizione, con le categorie sociali, con nessuno, tutti una serie di provvedimenti che di fatto hanno scontentato tutti. Ecco, su questo metodo che è da cambiare, noi vogliamo basare, no, quello che sono la nostra tipologia di intervento. E veniamo, dicevo, da una legislatura molto autoreferenziale. Abbiamo visto il nostro paese che è stato sotto attacco, e noi abbiamo fatto delle battaglie perché questo paese, abbiamo visto che ci sono state delle infiltrazioni che poi i fascicoli del tribunale hanno fatto emergere delle cose veramente molto molto tristi. Abbiamo visto che le nostre istituzioni, anche quelle di altissimo livello, sono state infiltrate, sono stati portati avanti dei provvedimenti che hanno favorito delle categorie, insomma, dei gruppi di poteri ben determinati e ben identificati. Ecco, in tutto questo abbiamo visto che quelli che erano dei problemi che questo paese aveva già fin dal 2016, in questi ultimi 3 anni abbiamo visto che si sono aggravati. Si sono aggravati, abbiamo visto gli interventi che sono stati fatti su Cassa di Risparmio, il bilancio da meno 534 milioni, abbiamo visto l'aumento del debito pubblico che prima era sui 300 milioni tutto interno, adesso è molto sbilanciato e quindi è arrivato a dei livelli da quasi un miliardo, quasi il valore del PIL annuo. Abbiamo visto tutta una serie di interventi che hanno compromesso in maniera abbastanza importante le finanze del nostro paese. Ecco, noi crediamo, e questo è il messaggio che vogliamo dare in questo periodo, che i problemi ci sono, ma vogliamo dare un messaggio positivo, perché questo paese ha tutte le leve che, se toccate nei punti giusti, possono portare a un nuovo sviluppo, a un nuovo livello di benessere. Credo che con un nuovo rapporto di fiducia e di collaborazione con l'Italia si possa incrementare veramente quello che, no, può essere del nuovo gettito, però ci vuole un metodo nuovo, un metodo nuovo. Abbiamo ragionato sul programma di governo non come un programma di governo che ragioni a comparti stagni, cioè che ogni segreteria
vada ad intervenire con misure spot, con interventi stop. Abbiamo cercato di avere una visione completa a 360 gradi di quello che sono le problematiche e cercare in maniera uniforme di andare a intervenire un po' in tutti i settori. Noi siamo pronti con questa nuova coalizione da giugno, abbiamo portato avanti dal 17, abbiamo presentato la coalizione, abbiamo già fatto una serie di incontri nel mese di luglio dove abbiamo già sviscerato molte tematiche e noi possiamo dire che siamo pronti, a differenza degli altri che in queste ore ancora sono dietro a formare coalizioni improbabili, liste che sono più che liste, sono di persone che diventano comitati elettorali, no? Di persone che magari fino a ieri non erano state insieme, non hanno condiviso niente, però adesso per potersi garantire un posto o comunque garantire lo sbarramento si uniscono in liste anche improbabili. Ecco, io credo che noi su quello che abbiamo portato avanti in questi anni sia stato insomma sotto gli occhi di tutti e la credibilità che ci siamo acquisiti sul campo, a differenza degli altri che ad ogni elezione devono cambiare pelle per far perdere un po' le loro tracce, no? Ecco, allora se in questa tornata elettorale vi vedete simboli nuovi, coalizioni nuove oppure liste elettorali nuove, bisogna che le chiamiamo col proprio nome, perché già nel 2016 quando ci siamo trovati di fronte adesso .sm sembravano qualcosa di nuovo, noi ve lo dicevamo che era metà del vecchio governo travestito. Ecco, come adesso quando vi troverete il nome Libera, bisogna che capiamo bene che lì dentro c'è Civico 10 e SSD, che sono i due movimenti, i due partiti che hanno avvallato tutte le nefandezze che sono state fatte sul sistema bancario e finanziario in questi anni. Quindi stiamo molto molto attenti a non farci fregare da questi cambi di nome. Noi in questi 7 anni possiamo andare a testa alta e il nome non l'abbiamo mai cambiato perché non abbiamo bisogno di fare perdere le nostre tracce. Abbiamo fatto un percorso di coerenza in tutto quello che abbiamo portato avanti, quindi già anche nelle battaglie che abbiamo fatto. In questi giorni sono andato a riascoltarmi degli interventi in cui denunciavamo tutte le malefatte del 2017 sul sistema bancario, sono attualissimi. Quindi io credo, anche con un pizzico di orgoglio, che se questo Paese ancora ha un briciolo di speranza è anche perché qualcuno ha cercato di combattere e di difenderlo sto Paese. Quindi questo credo che con un pizzico di orgoglio ci è dovuto, insomma, come movimento. Ecco, io credo che quando saremo chiamati l'8 di dicembre questo Paese abbia bisogno di nuovi attori e questa volta credo che questo Paese, i cittadini, debbano dare un segnale vero se vogliono veramente cambiare questo Paese. Questa sera tratteremo un argomento molto, molto importante che purtroppo negli ultimi anni è stato snobbato perché le questioni no bancarie hanno preso il dominio un po' su tutto, però abbiamo voluto in questo ciclo di incontri, l'abbiamo messo a uno dei primi posti, parlo dell'istruzione e della cultura perché credo che con l'istruzione e la cultura sia la base, una dimostrazione di civiltà su cui bisogna poggiare delle basi solide per far ripartire questo Paese. Quindi adesso lascio la parola a Grazia che ci parlerà di istruzione e cultura.